Il Festival Provinciale Poesia in Vita, promosso dalla provincia di Macerata, ha portato sul palcoscenico del teatro Annibal Caro di Civitanova Marche Alta Vincenzo Cerami, noto scrittore e sceneggiatore romano che ha declamato l'Ecclesiaste nella traduzione di Guido Ceronetti. La lettura è stata sapientemente incastonata in una miscela elettronica di effetti premusicali ed evocativi di spazi ampi e deserti. Attenta e pregevole la direzione artistica di Sergio Carlacchiani. Una vita che lavoro con la poesia, è un sogno vederlo realizzare in questa maniera, veramente stupendo, perché è articolato come lo desideravo, ovvero non più solo la poesia scritta e diciamo morta sul libro, ma una poesia che si riabilita, diventa altra cosa, nonostante sia abbia questo imprinting della poesia. Naturalmente abbraccia altre arti, diventa interdisciplinare e quindi si coniuga con la contemporaneità. Quindi grazie alla provincia riesco a fare un festival così importante e portare personaggi importanti. Avete scelto il giovedì sera, ricordiamolo, è un appuntamento di giovedì spalmato in un vasto periodo, si va da febbraio fino a maggio. Perché un serale così particolare? Perché, come giustamente dicevamo anche col Presidente, c'era da occupare uno spazio. Non è che ci fosse tanto spazio libero, perché le attività in provincia sono tantissime, però è stato bello pensare che la poesia potesse essere così importante come il teatro, come la musica e come il melodramma. Quindi perché no dargli proprio una connotazione precisa, e quindi un giovedì. Il giovedì è abbastanza così un'idea mia personale, forse scaramantica, però penso che sia giusto, perché vedo che la gente viene numerosa e di questo sono felicissimo. Si trova d'accordo se dovessi dare un ulteriore merito a questo festival, quello di aver reso ancora più vivo il teatro marchigiano? Avete scelto questo modo itinerante di distribuire il festival? Sì, i teatri marchigiani sono stupendi, non sono io a dirlo, qualsiasi protagonista viene e rimane incantato da questi nostri teatri settecenteschi per lo più. Ma io direi che abbiamo prodotti anche umani interessanti, quindi diciamo che non solo gli artisti locali, ma anche tutto l'indotto, quindi anche, diceva oggi Cerami all'intervista, anche quello che sta dietro una telecamera come voi, quello che intervista, c'è tutto un lavoro che insomma viene a prodursi, quindi secondo me è una grande risorsa questa della cultura, se poi c'è attenzione da parte di chi amministra è meraviglioso. Io me ne vanto quando parlo con questi artisti che vengono da Roma, da Milano, che mi dicono delle situazioni così difficili che ancora in cui versa un po' tutta l'arte e anche la cultura. E io sono felice, perché dico finalmente possiamo parlare di cultura, possiamo parlare di poesia, che è quella che più mi interessa. Giulio Silenzi, presidente della provincia di Macerata. Vincenzo Cerami, è un ascoltare non solo con le orecchie, con il cuore? Ma con il cuore, con la mente, con le grandi emozioni di una voce, di un personaggio importante, internazionale, famoso. È il personaggio più famoso che il festival ci propone, il Festival della Poesia, perché tanti altri invece sono i talenti nostri, maceratesi, che hanno partecipato a questo festival itinerante. L'ha già detto, festival itinerante, ricordiamo che per quanto riguarda il periodo è un vasto spazio. Iniziato a febbraio, terminerà a maggio. Una sorta di lancio per la stagione estiva? No, non l'abbiamo pensato per lanciare la stagione estiva. Abbiamo pensato invece di fare una iniziativa che avesse una continuità nel tempo e sia ripetitiva in alcuni luoghi, in alcuni teatri, dove il pubblico poteva avere una diversa offerta
rispetto alla poesia. La poesia è stata un po' complementare, no? C'è lo spettacolo musicale e poi qualche poesia. Il consumo di cultura è sulla danza, sul melodramma. La poesia non può produrre uno spettacolo, ma non un festival. E noi abbiamo pensato di proprio di allungare i tempi, di ritornare nei teatri, di proporre diverse attività. La direzione artistica di Sergio Carlacchiani, appunto per permettere a tanti artisti di esibirsi, di valorizzare i talenti maceratesi della nostra terra, del nostro territorio, e nello stesso tempo dare l'opportunità a un pubblico attento. E il successo dell'iniziativa sta nei teatri pieni, che per ascoltare i poeti è una cosa bellissima, ma soprattutto un pubblico giovanile, per cui far crescere questa sensibilità e dare, ecco, allo spettacolo poetico il valore che gli compete. E questo è veramente bello, perché qui non si consuma la cultura. Tanti spettacoli ti consumi con 2 ore, ti piacciono e poi tutto finisce sul territorio, magari non rimane nulla, è un fatto quasi economico. Invece qui aiutiamo i talenti a crescere, ad esibirsi, a proporsi, ed è un fatto veramente culturale, territoriale, una cosa molto bella. Alessandra Boscolo, assessore provinciale alla cultura e politiche giovanili, arte. Questa volta a parlare sono davvero le parole. Stranamente grande pubblico, come mai? Secondo me l'avverbio stranamente è sbagliato. Questo festival, che io l'ho sempre detto un festival itinerante, che sviluppa finalmente il concetto di rete di cui sentiamo parlare molto, ma che poi in realtà nessuno mette in pratica. Io l'ho fatto perché gira con quattro comuni della provincia, che sono Monte San Giusto, Montefano, Macerata e Civitanova. È un festival che ha riscosso grandissimo successo, oggi maggiormente perché abbiamo l'onore di avere sul palco qui al Teatro Annibal Caro Vincenzo Cerami, che è un grande sceneggiatore. Ricordo che ha curato le scene, la sceneggiatura della Vita è Bella di Roberto Benigni, per cui era quasi normale l'affluenza di pubblico. Un festival della poesia declamata, della poesia in vita, che però è una poesia, io ci tengo a dirlo, a 360 gradi, una poesia che abbraccia non solo quest'arte aulica riservata ad un'elite di persone, una poesia che si sposa con la musica, con il teatro, con la danza, per cui un progetto ambizioso. Un progetto che ritroveremo il prossimo anno. Sicuramente.